nemmeno che cosa fare. Vai, perché sono allora qui. È tornato il gioco del... Eccoli qua. Oh, e noi siamo molto contente. Che belli. Caterina, grazie. Hai visto che oggi forse ciao, trovi mamma qualcuno? Ciao, perché mamma, dici così, da... Jessica? Perché? Perché Caterina, tu sai che io ti ho rotto le scatole l'altra sera su Instagram e ti ho detto, Caterina, trovami il fidanzato. Ma scusa, ma tu non fai il filo a monte? Lì, certo, a Francesco Monte. Certo, ma Monte sta con Isa, che è troppo bella, io non posso. No, non è un problema di competenza, di bellezza, è che se è fidanzato è fidanzato. Vabbè, sì, è vero, ok. Guardate, Jessica Morlacchi a tale quale. Sono pronta per sposarmi. Naturalmente mio marito sarà Francesco Monte. Voi siete d'accordo, vero? Ammicca un po' di più. E devo guardare qualcuno, ci sarà qualcuno in prima fila da ammicca. Tu lì in quei due minuti non devi andare a cercare uno, anche perché se vedi uno carino come sei te, buttammo tu, sbagli tutto e anche in altre canzone. Dai. Complimenti per vederti a tutti. Grazie, anche a te, complimenti. Grazie anche a te. Complimentissimi a te. Grazie, cioè. Ciao. Gli piace o non gli piace a lui? Jessica, raccontami tutto, scusa. E che ti racconto, Caterina? A me piacciono tutti e il problema è che io non piaccio a nessuno. Ma questi ragazzi, vuoi vederli da vicino? Questi sono tutti avvicinati, belli. Avvicinati, prego, prego. Mi posso avvicinare? Certo, ti puoi avvicinare. Mentre Madonna, tu li guardi... Ma c'era la tua taglia della maglietta, perché ti sta scoppiando. Oh, che bello, non ce la faccio, Caterina. Ciao. Quanti ne posso scegliere? Quelli che vuoi. Allora... Giorgio. Ti piace Giorgio? Sì. Giorgio mi ricorda un po' Francesco Monte, effettivamente. Ma Giorgio ha gli occhietti molto furbi, capito? Giorgio, sei impegnato? No, sono single. Sei sicuro, Giorgio? Sicurissimo. Sei sicuro. Dove abiti, Giorgio? Poi... Chiedi, vabbè, io già stavo a scegliere un altro. No, solo Giorgio, ok. Qui dove vicino, abiti, Giorgio? Qui vicino. Ok, sei libero stasera? Liberissimo. Caffè? Andata. Ok, andata, grazie. A parte Caterina. Giorgio, se lui poi si impegna alla fine all'ultimo. Allora, facciamo una cosa, uno scuro e uno chiaro. Uno chiaro, Valerio, dai. Valerio? Valerio... I velini. Ah? I velini. I velini, ecco. Ciao Valerio, tu sei impegnato? Liberissimo, anch'io liberissimo. Ma siete tutti liberi, ragazzi? Certo. Io lo so, ma io scusa lo so. Valerio, se fossi stato impegnato ti saresti liberato per me stasera? Mi sarei liberato, vedi? Effettivamente. Caterina, un altro caffè. Bravo, due caffè stasera. Due torno? Caffè, quindi torno. Tra Valerio e Giorgio. Nel frattempo vabbè. Lorenzo Farina sapeva di questa passione per Jessica Morlacchi, per i bei ragazzi, perché ne sta cercando uno, poverina. Sì, Lorenzo, mi aiuti per lavorare. No, ma io guarda, visto che verba volant ma scritta manent, ho fatto un meme, perché tu a monte dichiari sempre amore, ma invece il meme rimarrà. Eccolo qui. Volevo dirti che www mi piaci tu, così un bel mashup, fresco fresco. Franceschino mio, dai che ci vediamo dopo, perché noi stiamo facendo un sacco di prove tutto il giorno qui. E mi hanno detto, guarda che se vai a tale quale sicuro ti fidanzi. Io sto aspettando, Caterina, perché siamo quasi alla quinta puntata. Però siamo vicini di studio, ci sto pensando io. Tra Giorgio e Valerio qualcosa esce. Intanto però, scusate, brava, dovete fare... Vai. Vai, grafica, sigla, tutto. A tra poco, restate qui. Siamo in diretta, sono le 15.47 e qui ho tutti i ragazzi del... Chris! Con Donatella Milani e Jessica Morlacchi, il vostro obiettivo è quello di fare Tris. Di Jessica anche uscire questa sera o con Giorgio o con Valerio, visto che cerca il fidanzato. Donatella, anche hai qualcosa da dire? Molto da dire. Prima di tutto, nella pausa... si sono già dette cose che voi, meno male c'è stata la pausa. Seconda, senti Caterina, questa te la devo dire, ma perché tutti i giovani così? Guarda che anch'io cerco qualcuno, è vero, no scusate, portiamo un pubblico, no voglio dire, potevi mettere qualcuno. Vabbè, anche attenzione, prima di cominciare con la prima domanda, intanto cerca di capire dove vuoi piazzare il tuo punto. Sì. Davide, cosa hai da dire? Buonasera.
Buonasera, ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, pure buon buonasera. Certo, uguale. No, io volevo dire che giorni d'oggi... Volevo dire che giorni d'oggi esistono anche i Toy Boy, quindi... Ah, hai capito? Ragazzi, i Toy Boy! Così. Allora, stasera rimando a Roma, tu ce l'hai, io ce l'ho, siamo a posto. Vogliamo partire da lui, Davide? Vogliamo partire da Davide? Allora, l'obiettivo da casa è fare tris, sapete quel gioco? Quindi in fila o in diagonale... o in, in orizzontale. Davide, prima domanda, prego, per Donatella Milani. Sì, ha scelto te? Chissà come mai ha scelto te, prego. Sì, guarda. Questa è difficile? Sì, come difficile? Oltre a Stai con me forever, quale altro tormentone sfornò la sezione giovani del Festival di Sanremo 2001? Allora, Stai con me forever, la cantava... Chi la cantava? La cantava la Jessica con un gruppo chiamato i Gazzotta. Oh. Yeah. Quindi qual è quali sono le due risposte? Guru guru o turuturu? Ah no! Come, scusa? Che ha detto Davide? Come? No, mi sa, avete sentito male, ripeto. No, o hai detto male tu, sì, o abbiamo sentito male. L'importante è che dici... Allora. Quale? Guru guru guru. Guru guru guru. O turuturu turu. Allora, qual è con questa canzone, quindi? Guru guru o turuturu? Dai, che facile! Ma che è? Turuturu! Certo, ma non capivo! Turuturu di che? Cioè, non lo so, vediamo! Turuturu! Come la bellina! Anche ora, ma non ero io quella, donna! Infatti volevo vedere se eri attenta. Prego. Punto per Donatella Milani. A questo punto Jessica Morlacchia, non pensare troppo al caffè di questa sera, no, ma no. Scegli il tuo uomo. Scelgo Giorgio, vai. Giorgio, Giorgio, prego, seconda domanda. Ciao a tutti. Vai. In quale di queste canzoni di Pupo la parola lontano fa rima con grano? Su di noi o girato al cioccolato? Allora, la parola lontano, con quale parola fa rima? Su di noi, vai. Su di noi? Sì. Canta un po', com'è? Su di noi, nemmeno una nuvola, su di noi, la voglio favola. Verifichiamo, mister Pollo. Di noi, che puoi volare. Chi l'ha scritta? Guarda la faccia. Donatella Milani. Sì, è vero, avevo 16 anni, te lo ricordi? Anche qui ci sarebbe da dire, ma lo potremmo dire in un'altra puntata, perché è un po' lunga, del perché io ho scritto questa canzone insieme a un certo Enzo Di Nazzi in arte pubblica. Ho conosciuto la figlia all'inizio stagione. Sì, sono ancora colpita da una sua frase, ma andrai avanti. Donatella Milani, prego, scegli il tuo uomo. Sì. Ricorda che devi fare tris, quindi... Quindi, secondo te, quale sarebbe il punteggio, la posizione migliore? Riccardo. Riccardo, per te? Poteva essere anche l'altro, però... Gioca bene, Riccardo. Poteva essere Gabriele, tu volevi dire questo? Se tu avessi chiamato Gabriele... Le possibilità sarebbero aumentate, ma il tuo primo nome è Riccardo, mi spiace. Mi dispiace. Dai, aiutatemi un pochino. No. C'ho un'età anch'io. No, hai già preso la sieda su di noi. Prego, Riccardo. Vai. Quale cantante deve il suo nome d'arte all'errore di un tipografo? Neck o Giovanotti? Dall'errore di un tipografo. Sì, cioè, sì, tipografo. Gli è venuto fuori questo nome perché ha sbagliato un tipografo nello scrivere. Sì, sì. Neck, come si scrivono? Guarda come si scrivono. Sì, 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 lo so come si scrive, lo conosco. Però non sapevo di questa storia. Perciò, sensazioni, Neck. Dici Neck? Sentiamo, Riccardo. È Neck? No, sbagliato. Giovanotti. Come ci sono... Oh, guarda, bellina. L'inizio di una nuova era. Intanto sbagliate. L'inizio di una nuova era. Ve lo spiego anche. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa.
ragazzo Cherubini era Joe Vanotti. Joe Vanotti. E il tipografo sbagliò, unì Giovanotti. Quindi quando lui andò a ritirare questa locandina promozionale di una serata in discoteca, il cantante disse: ma non è male questo Giovanotti. E da allora nacque Giovanotti. Io non la sapevo. Non è per te, Jessica, scegli. Comunque, scusa Caterina, prima di scegliere, scusa. Allora, devo dire una cosa. Se vince Jessica è perché la faccio vincere. No, perché non è più giovane. No, perché è più giovane. Se vinco io è perché sono brava. Ciao. Hai capito? No, ragazzi, io scelgo uno. Gabriele. Prego Gabriele, leggi. Ciao a tutti, ciao Jessica, Donatella. Buon pomeriggio, Kate. Bene. Kate, bello. Allora, al Festival di Sanremo del 1983, Donatella Milani arrivò seconda. Dopo Tiziana Rivale, per una manciata di voti. Quanti? 39 voti o 56 voti? Pochissimi voti, quindi la Milani... Te tu l'hai usi. 39 Gabriele? Bravissima. Ma 39. Ma come l'ha aiutata? Pochissimi voti, 39 e 56. Bello di vedere. Il punto è per la Morlacchi, attenzione. Ma io Donatella, dove vado ora? Chi scegli? Ricorda che l'obiettivo è fare Tris o non farlo fare a Jessica. Sì. Te l'ha spiegato. Il Tris è Emanuele. Ciao, come stai? No. Scegli Emanuele perché cerchi di bloccare il Tris. Prego Emanuele, leggi la domanda Ok. Innanzitutto buonasera. Ciao, buonasera. E diciamo che sei meglio invecchiando. Cioè. Sono meglio invecchiando? Sì, sì. Ma che hai preso? Praticamente. Questo è un chiaro saresti meglio senza questo ciuffo. Oddio. Mi sa che lui. Che meraviglia, va a finire questa sera. Ma io non lo so. Cucco io. Infatti, mi sa che stasera la portano a cena fuori, Donatella. Cioè, io rimango a casa da sola. Un'altra volta. Ma non è giusto. No, anche perché... Dai, dillo su. Emanuele, per favore. Io sono venuto, grazie. Quale titolo diede Mietta... Che non ho capito, scusa, impara a parlare. Allora, quale titolo diede Mietta alla cover del brano Dance Hot Stuff? Hot Stuff. Eh? Ma li trovo tutti io, Sei stato punito da una cosa detta un po' così, poco carina verso una donna, Era un complimento. Ma invecchiare non si dice, si può dire se è meglio da me. Ma è come il bambino. No, ma vabbè, ma l'accetto uguale. Ma se, Donatella, ma non puoi accettare cosa importa. Tutto. Come l'ha detto, ma sei una mia amica, mi dispiace. Mica te, Ma lo sai che siamo amiche? No, ma io da trovare qualcuno anch'io. Non sa quale scegliere stasera, Donatella. Non che fai tu? Donatella. Non importa, Emanuele, non le lascia stare. Ma era un complimentone, giuro. Basta che tu mi faccia una domanda per Benino, perché già... Ok, quale titolo diede Mietta alla cover del brano Dance Hot Stuff di Donna Summer? Musica che scoppia, musica da coppia. Dai, che siamo in chiusura. Musica da coppia, musica che scoppia. La risposta, Emanuele, è giusta. Yes. È giusta. Tris è stato bloccato perché se mi aiuta la regia, il Tris poteva essere per Jessica Morlacchi, Giorgio, scendendo Gabriele e poi ha pensato bene la Milani di chiuderlo con Emanuele. A questo punto io vi devo rinvitare e partire da qui. Finito. Perché il tempo a nostra disposizione è finito, il tuo caffè sarà pronto per Valerio e Giorgio, a questo punto Emanuele... Tu con la signora Milani, grazie a signorina. Tutti. Signorina! Signorina, no, sei signorina. Sposata, certo. Franco! Ciao! Franco, grazie di essere venuto, grazie per la tua bellissima cassettiera, davvero. Ci vediamo domani, grazie a tutti, vi lasciamo alla vita in diretta. Grazie.